Vediamo cosa significa pesare l'elettrone 9,1093 alla dimensione di 10 alla meno 31 kg. Quando noi stiamo facendo così, in sostanza la stiamo giudicando pesare interamente 91.093 volte 10 alla meno 35 kg, ossia la stiamo misurando ad una dimensione 10 alla meno 35 che non quantifica l'unità della massa ma l'energia di Planck. Facciamo come se mettessimo una tavola orizzontale su una bilancia. È chiaro che dobbiamo poggiarla nel baricentro per impedire alla tavola di ruotare. Ma se invece di porla sul baricentro la poniamo con un estremo sulla bilancia, noi dobbiamo aggiungere 1093 volte 10 alla meno 31 kg di energia per impedirle di girare, ossia dobbiamo attivare un momento di inerzia che le impedisca la rotazione. È evidente, se io metto questa penna a sfera in equilibrio sul punto centrale, quella non ruota. Metterla su questo punto centrale significa considerare la massa dell'elettrone alla dimensione 10 alla meno 31 che bilancia la parte multipla con la parte sottomultipla. Ma se noi spostiamo il punto di applicazione e misuriamo questa penna ponendola tutta su un punto che sia questo, è evidente che lei cade. Allora siamo costretti ad aggiungere una energia per impedirle di ruotare. Quell'energia per impedirla di ruotare è quella misurata da Planck. La dimensione 10 elevato a 35 è quella che la costante di Planck misura in joule moltiplicati al secondo, e vediamo perché. La dimensione atomica spaziale 10 elevato a 10 è un metro. Diviso 10 al cubo, che è la quantità della massa, determina tutto il volume, tutto lo spazio 10 alla 7 percorso dalla massa, come chili di spostamento, i quali elevati a 5 sono 10 elevato a 35 kg. La quantità inversa è quella che misura il valore inverso unitario a livello atomico, ove 10 elevato a 7 elevato a 5, che porta a 10 elevato a 35, è l'energia elettrica 5 che può potenziare il moto 10 alla 7, che è tutto quello compiuto dalla massa 10 al cubo nelle 10 alla 10 unità di spazio atomico corrispondenti a un metro. Pertanto l'energia di 1093 volte 10 alla meno 31 kg è proprio quella che, applicata alla massa dell'elettrone considerata in modo eccentrico, cioè a una dimensione 10 alla meno 35, le impedisce la rotazione dovuta alla eccentricità di quello appoggio. Spero di essere chiaro. Quando noi andiamo a misurare una quantità, anche a livello piccolissimo, dobbiamo proprio considerarla appoggiata in un punto esatto che sia a metà tra la materia e la corrispondente antimateria. Solo se è appoggiata proprio in quel punto che dimensiona l'equilibrio, solo allora non abbiamo
l'intervento di squilibri e con la parte di destra controbilanciamo esattamente la parte di sinistra, ossia con la parte decimale bilanciamo perfettamente la parte che sembra multipla della quantità unitaria. Se non ricorriamo a questa dimensione perfettamente equilibrata, noi potremmo spostare l'appoggio, ma solo se avessimo 9,000000 per 10 alla 35, alla meno 35, noi non cambieremmo la quantità 9. Invece, se noi lo spostiamo, la quantità muta, perché non è un 9 seguito da tanti zeri, perché entrano in azione proprio tutte quantità di energia che servono a impedire la rotazione di quella quantità, ossia che ne conteggiano il vincolo geometrico, il momento di rotazione, certo come energia che resiste al momento di rotazione. Per cui noi non possiamo in alcun modo considerare la massa della particella 9 e rotti, perché quei rotti entrano in azione come un'energia di riequilibrio di quella particella per un appoggio che noi abbiamo esercitato in modo asimmetrico.